E scontro fra i comuni di Battipaglia e Eboli. A scatenare la polemica la visita della sindaca Cecilia Francese presso il sito di compostaggio di Eboli, ritenuta la fonte primaria dei miasmi che infestano il comprensorio battipagliese. Cittadini tutti di Battipaglia, della Piana del Sele, mi trovo in questo momento davanti al sito di compostaggio di Eboli. Non so se sentite anche voi, ma Battipaglia stasera si sente un puzzo insopportabile, chiamiamoli miasmi come volete. Ci siamo fatti una passeggiata con il comandante dei vigili urbani. Ebbene, c'è un puzzo tremendo che viene da questo sito, abbiamo bussato, ovviamente non ci fanno entrare perché non siamo autorizzati, ho chiamato il comando dei vigili di Eboli, mi hanno da fare, non possono venire, perché ci era stato suggerito da un magistrato di fare un controllo congiunto e di constatare sia noi che quelli di Eboli che effettivamente c'è un puzzo incredibile. Loro non sono venuti, mi sono rivolta ai carabinieri, sto aspettando qui una pattuglia dei carabinieri in modo che si consta che anche loro devono constatare il puzzo, perché quello che dico io da solo, sindaco di Battipaglia, non è sufficiente. Io non voglio fare la guerra Eboli-Battipaglia o meno, però voglio dire, questa storia non può più continuare, perché è vero che si sono abbattuti i miasmi rispetto allo scorso anno, ma è impensabile che dobbiamo continuare a subire questo scempio. Un sit-in in diretta Facebook che ha scatenato le ire del sindaco di Eboli Massimo Cariello, che ha risposto alle accuse con un video pubblicato sui social network. Abbiamo assistito all'ennesimo atto da parte del sindaco di Battipaglia, il quale si è presentata autonomamente, senza neanche fare una semplice telefonata al sindaco di Eboli, pur sapendo che avevamo dato la piena e totale disponibilità in un orario in cui ad Eboli, come facciamo ogni anno, stiamo festeggiando il nostro Scorza Mauriello, cosa che faremo anche oggi e che portiamo avanti come storia e tradizione della nostra amata città di Eboli, abbiamo assistito ad un attacco nei confronti della città di Eboli, perché questo è stato. Si può dire che era un momento particolare, gli odori che si sentivano in quel momento a Battipaglia, ma credo che questo episodio, io lo reputo un episodio di scorrettezza istituzionale nei confronti della città di Eboli, nei confronti anche del primo cittadino, individuando nel solo impianto di compostaggio l'unica vera responsabilità dei miasmi che da 2 anni ormai stanno invadendo la città di Battipaglia. Lo dico perché? Perché c'è stata questa scorrettezza istituzionale? Lo dico per 2 ordini di motivi. Innanzitutto, il 24 settembre del 2018, così come abbiamo già fatto anche altre volte, ci è arrivato al nostro protocollo una richiesta del comune di Battipaglia di fare un sopralluogo all'impianto di compostaggio di Eboli. La nostra nota, partita il 2 ottobre del 2018, invitata appunto, mandata in modo particolare al sindaco Francese, all'assessore all'ambiente del comune di Battipaglia e a tutti quindi i referenti, abbiamo dato la piena e totale disponibilità di fare insieme un sopralluogo, chiedendo, aggiungendo, di fare lo stesso e nella stessa giornata presso lo stesso sopralluogo presso gli uffici pubblici e privati della città di Battipaglia. Noi non abbiamo nulla da nascondere e non avremo mai nulla da nascondere, perché riteniamo che il rapporto istituzionale tra 2 città importanti come Eboli e Battipaglia debba essere sempre lineare e chiaro.